qualcuno ha chiesto prima, c'è un'intenzione di avere un nuovo 11 settembre. Io credo che lo stato mentale creato dall'11 settembre sia un'intenzione di averlo in modo permanente, perché ovviamente vediamo tutti i vantaggi che ne trae chi lo usa a proprio favore. Riguardo a Parigi, se è stato sufficiente o no, e così mi ricollego anche a quello che ha detto Riccardo prima, perché Riccardo è molto idealista e per fortuna esiste, perché senza idealisti il mondo non andrebbe avanti. Però quando lui dice ormai la gente comincia a capire, ormai la gente comincia a sgamare, in realtà stiamo parlando di noi. Anche Marx nel 48, 848 diceva entro 30 anni il comunismo avrà invaso il mondo intero, perché dal suo punto di vista aveva perfettamente ragione. Il problema è che il mondo non viaggia alle stesse velocità con cui viaggiano certe persone. Noi in Italia abbiamo addirittura appunto il terrore puro, ma se vai a leggere i commenti sull'Ansa piuttosto che sull'Espresso, questi giornali online qui diciamo istituzionali, tu vedi delle cose da far paura, cioè il terrore ormai che questa gente prende il canotto, ma mamma di Turchia, se siamo veramente arrivati a mamma di Turchia, hanno paura che arrivino con la spada del Saraceno alle 3 di notte e ti tagliano la testa. Abbiamo una Lega che sta viaggiando a gonfie vele, l'anno scorso era all'8%, è arrivata al 15%, sta continuando ad aumentare. Quindi purtroppo, Riccardo, quello che abbiamo capito noi va benissimo e facciamo tutti gli sforzi possibili per diffondere quello che ci sembra di aver capito, ci sembra essere giusto, ma da lì a dire che la gente ha capito in generale, che quindi si sta svegliando, purtroppo io sarei un pochino più pessimista. Il mondo va un pochino più lentamente, un po' come un lombrico, cioè noi senza essere presuntuosi, noi siamo alla testa dell'lombrico che si allunga un pochino per prima, poi però bisogna aspettare che tutto il resto dell'lombrico arrivi, sennò se tiri troppo il lombrico si spezza e rimane lì da solo come un cretino. Riguardo allo stato appunto permanente di 11 settembre, io starei attento a una cosa, così ci colleghiamo anche a Rita Katz, starei attento a una cosa molto importante, cioè poco prima che la Francia riconoscesse lo stato della Palestina, Netanyahu ha fatto un'intervista in televisione, che io trovo agghiacciante per la chiarezza con cui ha mandato il messaggio, nella quale diceva, secondo me, sto parlando di qualche mese fa, qualche mese prima degli attentati di Parigi, secondo me state facendo un grosso errore, state attenti perché in questo modo vi tirerete in casa il terrorismo islamico. A parte che non c'è nessuna logica, perché casomai nel momento in cui una nazione riconosce lo Stato di Palestina si mette un pochino più al sicuro da quel punto di vista, perché dovrebbe attirarsi l'amicizia del mondo arabo. Ma invece lui diceva state attenti che vi arriverà il terrorismo in casa. Adesso io non so se questa situazione dell'ISIS più il fatto che l'Italia stia, almeno sentivo questa sera al telegiornale, abbia in agenda comunque di votare anche noi il riconoscimento della Palestina, non vorrei che per una di quelle congiunzioni astrali curiose arrivasse a noi qualche tipo di avviso da qualche parte, anche noi speriamo tanto di no, però se dovesse arrivare io saprei immediatamente da che parte guardare, non è certamente dalla parte del mondo arabo. Veniamo a questo fantomatico, famoso personaggio di Rita Katz, perché noi tutti continuiamo, da 10 anni, ormai 15 anni, a vedere online i video di Al-Qaeda, i video di Bin Laden, i video di Al-Zawahiri, il video di quell'altro cretino che non sapeva neanche impugnare il mitra, non mi ricordo come si chiama, e nessuno si domanda mai, ma da dove vengono postati questi video? Dove stanno? Perché io non posso mai trovarli per primo? Voglio dire, io ho un piccolo sito, mi piacerebbe ogni tanto fare lo scoop e beccarlo io per primo, no? Ma io non li becco mai. C'è un sito americano nel senso che ha sede in America, ma che è fondato e diretto da questa Rita Katz, che è una israeliana, è nata in Iraq, comunque israeliana, nata in Iraq, figlia di un padre che fu giustiziato in Iraq perché è accusato di essere spia del Mossad e poi è andata a vivere negli Stati Uniti, ha scritto anche un libro come infiltrare il terrorismo islamico e ha fondato questo sito che si chiama SITE, SITE, cioè Savona, Imola, Torino, Empoli, ed è lei stranamente e magicamente che riesce a trovare praticamente tutti i video della cosiddetta, quadruple virgolette, galassia islamica, che sono mai stati pubblicati da allora ad oggi. A parte il primissimo video di Bin Laden, quello cosiddetto video della barba parlante, nel quale si diceva che Bin Laden rivendicasse gli attentati dell'11 settembre, ma c'erano forti dubbi che fosse Bin Laden stesso, ma da quello in poi
tutti i video di Bin Laden li ha trovati tutti lei. Lei arriva prima dell'FBI e poi li fornisce all'FBI. E questo lo fa in continuazione. E tra l'altro ti dice anche, questo video oppure questo messaggio è stato online 15 minuti ma non è più reperibile. Quindi noi dobbiamo costantemente fidarci di questa fonte, che è quella che ci procura i video, sui quali poi praticamente si costruisce la politica mondiale di mezzo mondo di oggi, perché sulla base dei video dei decapitatori dell'ISIS che si sta muovendo tutta la politica in Medio Oriente in questo momento e tutto quello che c'è intorno. Lei ha questa straordinaria capacità e c'è stato a un certo punto l'anno scorso, no, 3 anni fa già, Paul Herbert Watson di Prison Planet, Alex Jones, che ha fatto fare un'analisi tecnica di uno dei video postati da non so se fosse già l'ISIS, comunque una di queste organizzazioni islamiche, dalle quali avevano fatto vedere come il logo del sito della CAZ e il logo della banda islamica che avrebbe realizzato il video fossero stati aggiunti al video contemporaneamente nella stessa fase. È sicuramente una cosa interessante da vedere. Questo risponde anche, fra l'altro, alla domanda di qualcuno ha fatto prima: come comunicano questi? Come comunicano non lo sappiamo, però evidentemente c'è qualcuno che ci dice come comunicano e che cosa dicono. Cioè, noi come informazione primaria abbiamo una piccola società privata della quale si serve la stessa FBI, perché evidentemente l'FBI oppure l'MI6 oppure la CIA non sono abbastanza bravi a recuperare questi video jihadisti nel mondo e dobbiamo tutti fidarci di lei. Guarda Massimo, allora io adesso do la parola a Giulietto Chiesa riguardo a questa situazione dei video. Io ho una mia personale opinione. Io dopo che ho visto i primi, non dico che mi sono rifiutato, però dico non ho mai trovato alla fin fine la parte cruenta che viene, perché volevo capire, che viene di solito censurata. Poi ho iniziato a vedere questi video fatti con il panoramico a 3 metri d'altezza che inquadra la gabbia in fiamme con dentro il pilota del jet. Ho iniziato a vedere questi effetti speciali incredibili. Francamente, uno non sa più cosa pensare. Cioè, Se posso veramente viene da pensare che sì. Vai, dire una Massimo. cosa, io ne ho analizzato il primo che è stato fatto, quello della decapitazione di James Foley, l'avevo analizzato praticamente fotogramma per fotogramma, poi gli altri li ho lasciati stare perché i problemi sono tutti uguali. Secondo me, scusate, ci sono due livelli diversi, cioè uno è il grande livello tecnico e va benissimo. Diciamo pure che non devono essere per forza degli ignoranti, anche loro possono essere bravi a usare certe tecnologie, soprattutto un linguaggio visivo di Hollywood, specialmente quest'ultimo della decapitazione dei 21 sulla spiaggia, cioè addirittura ci sono tre telecamere, c'è il dolly che si muove davanti a loro, c'è la gru che si alza a un certo punto, cioè hanno fatto una produzione assolutamente non necessaria dal punto di vista del contenuto. Perché uno dice, se tu devi far vedere appunto che devi decapitare 20 persone, fai vedere, basta, vai lì con la telecamerina, portati magari un'altra definizione, è finita lì. Invece c'è proprio un'intenzione di produzione, ma questo è l'aspetto, diciamo, la confezione. Quello che invece, appunto, come dici tu, è la cosa più importante, è che non fanno mai vedere la parte veramente cruenta. Cioè, io non metto in dubbio che quella gente sia decapitata, fatico a pensare e non vedo soprattutto nessuna logica nel fingere che siano decapitati. Però chiaramente, secondo me, se non vengono ammazzati con un colpo di pistola normalissimo alla testa, diciamo, e poi già da morti vengono decapitati, come fra l'altro era stato decapitato il primissimo prigioniero con la tuta arancione, che si chiamava quello del 2004 in Iraq, il nome non me lo ricordo più. Comunque il primo che fu appunto decapitato dall'allora Al-Qaeda in Iraq, nel quale si vedeva chiaramente che usavano un cadavere, lui era già cadavere, quando gli tagliavano il collo non si muoveva assolutamente. C'è quindi una, diciamo, una volontà di apparire molto più crudeli di quello che in realtà si è, perché nessuno di loro ha veramente il coraggio di saltare addosso con un coltello a un uomo vivo e tagliargli la gola al vivo, ma vogliono apparire più cattivi e più crudeli. Questo vuol dire che vogliono appunto creare quel tipo di reazione nel pubblico medio, il quale infatti si spaventa, giustamente.
E quindi che l'intenzione ultima proprio di questi video è quella di scatenare questo tipo di risposta che porti in qualche modo da parte nostra a portare la guerra verso di loro. Quindi torniamo da capo. Chi ha interesse che qualcuno di noi vada a fare la guerra a loro, per esempio, che vada a portare la guerra nelle vicinanze di Assad, perché poi, come diceva Giulietto prima, una volta caduto Assad, il prossimo ovviamente è l'Iraq, è l'Iran che è il vero interesse di questa grande battaglia globale che si sta combattendo. E quindi tu capisci che a un certo punto diventa tutto funzionale a scatenare questo tipo di reazione nelle persone.